Andrea, ho scelto un'illuminazione non a caso che ti rende davvero bellissimo. Innanzitutto, come stai? Mi faccio la barba, sarò ancora più bellissimo e soprattutto sembrerò più giovane. Me l'attacco qua così sembro ancora più giovane. No, sto bene, ho freddo perché c'è una giornata clamorosa, faceva caldo prima ma adesso incomincio ad aver freschino. Oggi parliamo del confronto tra, e ci è stato chiesto da parecchie persone, Magic Speed 2 e Nova Blast 3. Entrambe le scarpe ci sono piaciute nei mesi scorsi, negli anni scorsi, sui modelli precedenti. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Intanto che non ci azzeccano niente una con l'altra, il che è molto buono. Abbiamo una scarpa molto più morbida da una parte, ma comunque strareattiva, e una scarpa molto più dura, ma comunque reattiva. Secondo me la reattività, stiamo più o meno lì, e proprio cambia tutto. Di solito questi confronti li facciamo confrontando i singoli elementi, poi chiaramente alla fine invece raccontiamo l'insieme. A livello di tomaia, quale delle due vince? Tu non lo segui, Caressa, ma fa una roba bellissima adesso, lo facevano ai tempi su Studio Sport, che davano c'era Mosca che lo faceva, che dava i voti ai giocatori, adesso lo fa Caressa. Dovremmo fare una roba del genere io e te, anzi da adesso partiamo così, tomai diamo il voto a una all'altra e poi fai l'infografica e vediamo chi vince, dai facciamola così. Va. Allora, secondo me tomaia 8,5 quella della Nova Blast, perché è comunque morbida davanti ma dietro una zona del tallone è bella gnucca ed è morbida, mi piace tanto. Questa qua della Magic Speed gli do anche a lei un 8,5 perché mi piace che è traspirante, è un po' quel plasticoso da racing e comunque è anche lei dentro nella zona del tallone è migliorata, se ti ricordi i modelli prima erano un pochino più duri e tagliavano e il tallone rimane sempre comunque bello protetto. Invece a livello di lacci e di allacciatura, quale delle due ti è piaciuta di più? Mannaggia, qua già incominciavo a vedere le differenze. Lacci gli diamo un 6 perché non si slacciano quelli della Magic Speed, perché sono davvero basic, non mi piacciono. Quelli della Nova Blast invece sono belli, un bel 7,5-8. Anzi no, devo decidere uno dei due se la ti metto in crisi, direi 8. Un laccio normale ma con qualche impunto là dentro che mi piace, e non si slaccia neanche lui, morbidi ci stanno. A livello di linguetta invece quale delle due ti è piaciuta di più? Sono praticamente identiche, quindi direi io ti do 8 su quella della Magic Speed e 7,5 su quella della Nova Blast per un motivo. Quella della Nova Blast secondo me non ha così troppo senso, l'avrei preferito un attimino più ciccia. Mentre l'Anima Racing della Magic Speed secondo me ci sta la linguetta così. Invece Andrea, a livello di intersuola, il cuore della scarpa, stiamo parlando per entrambe di un Flight Foam Blast Plus che dovresti ripetere. Quale delle due ti è piaciuta di più? Flight Foam Blast Plus. Qua do 8 a quello della Nova Blast e 7 a quello della Magic Speed. 8 a quello della Nova Blast perché comunque è stramorbido ed è strareattivo e ce n'è tantissimo. Mentre nella Magic Speed ce n'è questo pezzo qua sotto, è molto più duro e in generale la scarpa non è morbida e confortevole come la Nova Blast. Ripeto, poi la spinta è più o meno la stessa. E secondo te, ovviamente una ha la piastra in fibra di carbonio su tutta la superficie, mentre l'altra non ce l'ha? Non ce l'ha su tutta la superficie. A livello di reattività, quale delle due preferisci? Ecco, qua è bello, vince comunque secondo me di mezzo punto la Magic Speed, direi 8,5 la Magic Speed e 8 la Nova Blast. Più che altro davvero sono tutte e due reattivissime, una c'ha la fibra, la piastra di carbonio, l'altra invece non ce l'ha, ma è comunque molto veloce, sarà grazie a tutto, a forse la morbidezza e comunque a questa tanta schiuma. Invece a livello di stabilità, come le hai viste e quale delle due secondo te è più stabile? Ma devo dire che qua ho un bel 7,5 tutte e due, perché non sono, cioè è stabilissima la Magic Speed perché comunque dura e quindi cede un po' di meno.
Però la Nova Blast l'hanno molto molto migliorata in fatto di stabilità, e quindi direi che anche lei adesso è stabile. Sei rimasto sorpreso del fatto che nell'avampiede comunque la Nova Blast è molto più larga rispetto alla Magic Speed? Sì, infatti la stabilità della Nova Blast è data dalla grossa impronta del battistrada. A livello di battistrada invece, che valutazione hai dato e quale delle due secondo te ha una migliore trazione? Sul bagnato forse vince la Nova Blast, che è un pochino più morbida. Sul brecciolino secondo me vince la Magic Speed, ma malino un po' tutte e due. Su asfalto direi che zero problemi per tutte e due, direi un 6,5-7 sulla fiducia tutte e due. Invece a livello di utilizzo, quale delle due suggeriresti a quale tipologia di podista amatore? Ecco, qua vince secondo me a mani basse la Nova Blast, gli do un bel 9 perché è una scarpa che va benissimo per fare lenti per atleti leggeri, va benissimo per fare lavoretti per atleti leggeri, va bene anche per delle ripetute lunghe per atleti leggeri. Qualche gara tipo mezza maratona, maratona le potrei azzardare. Do un 7,5 alla Magic Speed perché è propriamente gara da allenamento svelto, quindi da ripetute lunghe o ripetute corte e gare, quindi per i lenti secondo me no. Per i medi potrebbero andare bene, ma a medi lunghi le vedo un po' faticose perché dopo un po' secondo me stanca. E invece a livello di peso e di caratteristiche del podista amatore, quale delle due secondo te ha un miglior range di utilizzo? No, secondo me sono tutte e due per atleti relativamente leggeri, quindi direi dagli 80 kg in questo caso in giù, meglio dai 75 soliti che mettiamo in giù. Per gli atleti più pesanti forse consiglierei la Magic Speed, ma solo perché con la durezza che ha è un pochino più meno cedevole, però sono per atleti leggeri. Invece Andrea, l'ultima domanda che ti pongo: come secondo te si posizionano queste due scarpe rispetto alla nuova scarpa che è appena uscita, almeno a livello mondiale, che si chiama Super Blast, che è quella che noi nel passato definivamo illegale o da borghese, e cosa ne pensi? No, beh, allora ascoltami, intanto la Nova Blast è una scarpa all around, secondo me è top anche per quello, mentre la Magic Speed è una scarpa da allenamento, e come potrebbe essere la Super Blast, quindi diciamo che potrei usare o Super Blast o la Magic Speed in accoppiata con una Nova Blast con cui faccio lenti e al massimo qualche lavoretto. Noi chiaramente queste super shoes per gli allenamenti ma non per le gare, da un certo punto di vista le consigliamo, però al tempo stesso le dovremmo testare e non è facile testarle tutte. Comunque grazie Andrea, stay strong, keep running, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. E mi raccomando, però se arrivassero un po' di caffè con le Super Blast potremmo provarle. Assolutamente, penso che in casa ASICS era una scarpa che mancava nel catalogo, loro ne hanno un'infinità e quindi anche questa assolutamente sarà la benvenuta in casa e nel negozio Milani su Fientini. Bella, ciao!